Ma guardi, io penso che sia l'unico strumento per far capire a chi governa oggi la Regione Calabria, a chi governa l'Italia, che c'è un popolo in difficoltà, c'è un popolo che vive un disagio quotidiano, che è quella dell'assenza di una struttura sanitaria sul territorio, nella Locride. Noi non possiamo andare per una qualsiasi banalità a Reggio Calabria o Catanzaro. D'altronde l'ospedale c'era, l'ospedale funzionava, l'ospedale aveva medici capaci, competenti, come ci sono anche oggi, ma avevano anche strutture, avevano attrezzature che oggi non ci sono, sono superate. E parte del personale in pensione non è stato sostituito. Quindi io ritengo che la manifestazione, per quanto è stata inefficace quella dell'anno scorso, non è stata sottovalutata dalla politica. Bisogna anche capire che c'è un popolo stanco, un popolo che vive un disagio, e questo oggi è inaccettabile. Il nostro dovere è evidenziare tutto ciò, il nostro dovere è fare il possibile per tutelare questa struttura sanitaria, altrimenti la politica deve avere il coraggio di dire: non vogliamo investire in questo ospedale, allora chiudiamolo. Perché oggi questo ospedale di fatto è come se fosse chiuso, perché c'è il rischio di entrare vivi e di uscire morti, come recentemente è successo anche a qualcuno. E questo è inaccettabile. Noi vogliamo una sanità funzionante, altrimenti abbiamo il coraggio di dire: non è possibile, non si può fare, l'ospedale viene chiuso.